con l'amico Daniele Bottino siamo a fare un sopralluogo presso l'antica stazione radio di Granarolo. Granarolo è una parte fondamentale del tessuto cittadino del municipio centro-ovest. È un paese nel quartiere, nel senso qua è un paesone dove si conoscono tutti, dove vi è una forte, vi è sempre stata una forte matrice di appartenenza a questa parte di quartiere, che via via per colpa di politiche sbagliate si è andata a perdere. Questo spazio sarebbe fondamentale recuperarlo, è di proprietà del Demanio, ha una storia perché da qua è stato dato l'annuncio della liberazione di Genova da parte di Taviani nel 1945, sarebbe opportuno quantomeno riportarlo agli onori che merita, riqualificarlo. Tra l'altro in questo spazio dormono un gruppo di persone di etnia Rom, e all'interno di questo spazio c'è stata anche una carrozzeria importante che aggiustava delle macchine molto di livello, come si possono vedere adesso in stato d'abbandono all'interno della struttura, e ci sono stati dei progetti anche fatti dalla Lega. Qui si era proposto un tempo fa di portarci un drive-in che avrebbe rivitalizzato questa parte di quartiere. A prescindere dalla proposta che ci si vorrà andare ad inserire, secondo me è fondamentale per i cittadini, per i residenti e per la valle ridare dignità a questo spazio. Questo spazio che appunto sembra far ricordare un altro tipo di occupazione, che è l'occupazione della mala politica, della mala gestione, della vergogna in cui questi ultimi 20 anni gli ultimi sindaci ci hanno fatto vivere.